Ultimamente si parla molto della crescita di Bitcoin. Al di là dei valori, che possono essere sempre molto variabili, la crescita dell'interesse verso Bitcoin è un fatto certo, anche da parte di investitori istituzionali e media. Ci sono due elementi associati a questa crescita che hanno a che fare con la cronaca. Uno è il lancio del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti. L'altro è l'halving, un processo legato al protocollo Bitcoin che ci aspettiamo per questo mese. Ma cos'è e come può impattare sul valore di Bitcoin? Ne parliamo in questo video. Io sono Elisa Serafini, giornalista economica, e ogni mese racconto le notizie economiche più interessanti da tutto il mondo. Insieme investiamo per Tinaba e Banca Profilo. A 15 anni dalla sua fondazione, giornali e media hanno iniziato a parlare sempre di più di Bitcoin, probabilmente anche perché quest'anno ha toccato valori record. E come mai? Fermo restando che il valore di un asset è associato alla fiducia che gli investitori ripongono in quello specifico asset, in questo momento il Bitcoin è sotto i riflettori per due motivi. Il primo, e forse il più importante, è che sono stati autorizzati gli Exchange Traded Fund, ETF, su Bitcoin negli Stati Uniti, proposti tra gli altri da BlackRock. BlackRock aveva lanciato la sua proposta di ETF su Bitcoin a giugno dell'anno scorso, ma non era stato l'unico. Erano state 11 le richieste avanzate da gestori patrimoniali. Oltre a BlackRock, Fidelity Investments, ARK Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management, Valkyrie e Grayscale Investments. A luglio, però, la Securities Exchange Commission, la SEC, aveva considerato insufficiente la documentazione presentata. La svolta è arrivata a gennaio di quest'anno con l'approvazione della SEC di tutti gli ETF proposti. Questo annuncio, giunto dopo tante attese e speculazioni, ha sconvolto completamente il panorama finanziario e ha catalizzato l'attenzione degli investitori globali. Il ruolo di BlackRock, oltre a consolidare la posizione come leader globale del mondo finanziario, ha anche contribuito a ridefinire la reputazione di Bitcoin in maniera molto positiva. In poche settimane sono stati raccolti oltre 10 miliardi di dollari, più velocemente di qualsiasi altro ETF americano. Questo è un fatto storico e ovviamente non è passato inosservato e ha inciso sul valore e nell'interesse. Il secondo motivo, oltre alla presenza dell'ETF, è l'halving. Poiché Bitcoin è una moneta che ha un obiettivo deflattivo, il suo meccanismo tecnologico è basato sulla scarsità. I Bitcoin vengono immessi nel mercato attraverso il mining, un processo che permette di mantenere sicura la rete Bitcoin, verificare le transazioni e premiare chi si occupa di questa attività attraverso la concessione e l'elargizione di Bitcoin. I minatori quindi lavorano per sostenere la rete Bitcoin, raccolgono le transazioni non confermate all'interno della rete Bitcoin e le verificano rispetto alle regole di Bitcoin. Queste transazioni vengono raggruppate in un blocco della blockchain. Per aggiungere il blocco alla blockchain, i minatori devono risolvere dei quesiti crittografici. Questo processo richiede potenza computazionale ed è noto come prova di lavoro, proof of work. Ci sono anche molti altri step, però in sintesi il lavoro dei minatori, che richiede potenza computazionale, lavoro, energia, eccetera, è ricompensato con Bitcoin. E qui si torna al concetto di halving. L'halving di Bitcoin, che vuol dire dimezzamento, è un evento che si verifica ogni 4 anni. Durante l'halving viene dimezzata la ricompensa che i minatori ricevono per verificare le transazioni, aggiungendo un nuovo blocco alla blockchain. Questo meccanismo è stato costruito per controllare l'inflazione, rendendo i nuovi Bitcoin sempre più difficili da estrarre nel tempo. Storicamente l'halving ha avuto un impatto significativo sul valore di Bitcoin. Nei mesi e negli anni successivi all'halving spesso si è osservato un aumento del prezzo. Ma quali halving ci sono stati in passato? Il primo halving è stato il 28 novembre 2012. In quel caso la ricompensa per i minatori è stata ridotta da 50 a 25 Bitcoin. Dopo questo halving il prezzo di Bitcoin aveva raggiunto i 1200 dollari. Il secondo halving è stato nel luglio 2016. In quel caso la ricompensa ai minatori è passata da 25 a 12,5 Bitcoin. Anche in questo caso, dopo l'halving, il prezzo di Bitcoin è salito, registrando un nuovo record di circa 20.000 dollari. Il terzo halving è stato l'11 maggio 2020. In questo caso la ricompensa per il mining è stata dimezzata di nuovo, da 12,5
1,25 Bitcoin a 6,25 Bitcoin. Anche dopo questo halving, il prezzo di Bitcoin ha registrato un nuovo record, circa $70,000. Il prossimo halving sarà in questo mese, aprile 2024, verso la fine, e ridurrà la ricompensa da 6,25 Bitcoin a 3,125 Bitcoin. Questo evento è significativo perché influisce sull'offerta di nuovi Bitcoin, potenzialmente aumentandone il valore se la domanda rimarrà costante o aumenterà. Nel periodo precedente all'halving, la scarsità e l'attesa dell'evento hanno già portato a un forte sentimento positivo di mercato e a movimenti del prezzo. Dopo il prossimo halving ci sarà un altro halving nel 2028 e successivamente gli halving continueranno ad avvenire all'incirca ogni 4 anni, riducendo progressivamente la ricompensa per il mining fino a che non saranno stati generati tutti i 21 milioni di Bitcoin previsti dal protocollo. Vedremo come andrà. Intanto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e per non perdere tutti i prossimi video puoi cliccare subscribe e seguirci sui social di Investiamo. Se questo video ti è piaciuto, segui il canale di Investiamo, lascia un like e scrivici un commento per fare domande o dirci la tua. Ah, e siamo anche su Instagram, seguici! Ci vediamo al prossimo video!